Perché sono le 7 di sera. Benvenuti in un nuovo video casa e dispensa. Come potete vedere, oggi svuota la spesa Eurospin e Carrefour. Ho preso un sacco di cose, quindi vado super veloce perché abbiamo tantissime borse che voglio farvi vedere che cosa ho preso. Questo qui è una mega spesa back to school, perché tra poco inizia la scuola, quindi ho preso tante cose, merende, insomma un sacco di cose per l'inizio della scuola. Partiamo subito perché davvero c'è tanta roba. Allora, pane con le gocce di cioccolato, ci sono un po' di schifezze, un po' di carne, quindi se c'è qualche vegano chiedo perdono, e poi verdura, frutta, insomma tante cose. Comunque, pane con gocce di cioccolato, un po' di brioche, faccio vedere così velocemente, dei croissant, poi ovviamente li farò anch'io in casa, poi plum cake, ho preso i biscotti, questi qua per me senza zuccheri aggiunti, un po' di affettati misti, vedete c'è salame, poi c'è prosciutto crudo, insomma un po' di affettato misto, qua sotto c'è del prosciutto, poi c'era questo in offerta che è spuntino sardo, ne ho presi due, anche solo da mangiare così come cena o aperitivo se avete degli amici, è un'ottima soluzione, ne ho presi due anche perché aveva la scadenza bella lunga. Pane per quando faccio le bruschette, queste qua, ma io le trasformo appunto come nelle immagini tipo pizza. Carne di vario genere, queste poi le metterò nel freezer e per qualche mese sono a posto, ecco qua. Poi ho preso ben due confezioni da 12 confezioni di latte, quindi 24, hanno una scadenza a fine dicembre, quindi io sono super a posto. Merendine per la scuola di vario genere, panzerotti, vedete un po' di misti perché non avevo tempo di sistemare bene, sono appena arrivata dalla spesa, ciambelline, un po' di gelati, quindi sempre schifezzine, queste che sono davvero buone, le avevo prese un po' di tempo fa, e poi mozzarelline, queste che sono buonissime, yogurt, e poi all'Eurospin con superato i 30 euro dava con un euro in più il frullatore, io l'ho preso di questo colore, questo qua, eccolo qui, e niente, adesso sistemo la spesa, poi ho preso ancora un po' di schifezze sempre per la scuola e questi che sono davvero buoni, sistemo e vi faccio vedere il resto. Eccoci qui, allora andiamo avanti con la spesa, ho preso queste bevande di riso gusto vaniglia, un po' di surgelate che vi faccio vedere velocemente, allora delle focacce ripiene, questo non c'entra niente con i surgelati, comunque del latte condensato per quando faccio dei dolci, un po' di gelati, minestrone che a me piacciono tantissimo, delle patate da fare, le crocchette di patate da fare al forno, un po' di fagiolini, della pasta, ho preso dei ravioli e poi le pennette salmone e zucchine per quando non ho tempo, altre patate da fare al forno, pisellini, insomma un po' di verdure miste, minestrone che mi piace tantissimo, del pane, della baguette, questo qui è ottimo, in 10 minuti si mette nel forno e puoi farti tu bel panino, burger di tonno con olive, molto buono questo, poi ho preso del macinato di tacchino, gli yogurt, mini yogurt per la mia bambina, due pizze margherita e un pezzo di grana padano, io preferisco questo piuttosto che le bustine perché secondo me si conserva, si viene più conservato, insomma rimane più fresco rispetto a quelle bustine.
E niente, sistemo i surgelati prima di tutto e poi continuiamo con la spesa. Eccoci, allora continuiamo con la spesa. Ho preso questi fogli al Carrefour, carta speciale per i fritti. Non faccio tantissimi fritti perché non è qualcosa che mi piace, preferisco farli al forno, però ogni tanto ci può stare. Poi Eurospin, ho preso questo maxi pacchetto di fazzoletti che quando inizia la scuola è d'obbligo, e poi la crostata qua di frutti di bosco, un po' di succhi, un po' di bibite varie. Ho preso la Fanta, Coca-Cola zero zuccheri, poi ho preso questo succo ace, questo qui frutti mirtillo, sempre senza zuccheri, un po' di bibite. Ho preso la, come si dice, la lemon soda mojito, poi ho preso il San Benedetto, questo qui tè pesca, poi ho preso uno al limone, un'altra di Fanta, poi questo che me ne sono resa conto adesso che ne ho presi due uguali, comunque questo uguale. Poi ho preso sempre al Carrefour la carta da forno che l'avevo finita, yogurt da 1 kg Eurospin, ciambella, queste che sono buone, mi piace anche da mangiare così a colazione, protein, che sono dei fiocchi di latte, succhi di frutta, questo è Carrefour, senza zuccheri aggiunti, uno ananas e uno ace, questi frollini qua, poi Carrefour, scusate, frullati, sempre succhi di frutta, e sotto ho preso mela, fragole e lampone, come potete vedere, eccolo qua, altre bibite che vi ho fatto vedere. Poi ho preso un po' di salse perché le avevo finite tutte, ketchup, salsa di soia, poi c'è anche la salsa barbecue, salsa rosa, ho preso varie salse insomma. Poi altra baguette da mettere in freezer, tovagliette, queste che le voleva la mia bimba, magari per scuola o per casa, la pasta che vi dicevo prima, salmone e gamberi, buona, che è in caso di emergenza, pianina, altri surgelati, ho preso i panciottini che sono tipo sofficini, questi che sono buonissimi anche da mangiare così, del salmone surgelato, questo va dritto nel freezer, altra carne macinata, un po' di schifezze insomma, un po' di yogurt con gli Smarties, questo l'ha preso mio figlio, che sono tipo il Bounty, che sono molto 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 buoni. E niente, poi ho preso questo che è buonissima pur non avendo zuccheri, la marmellata di fragole senza zuccheri aggiunti, e invece dall'altra parte il suo avversario, ovvero questo con tanti tanti zuccheri, la crema al latte con le nocciole. Qui scusate la mano, ma mi è uscita fuori l'allergia. E poi l'olio per i capelli per la mia bimba. Sistemo questa spesa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo quasi alla fine. Poi ho preso questo infuso zenzero, curcuma e echinacea, questi formaggini speziati, ecco qua, gelati e pizza, vediamo se riesco, sotto biscotti, il cream caramel, crostatine al cioccolato, un po' di merendine varie. Poi ho preso i cerotti per me, il deodorante per mio figlio per quando va a scuola, questo qua vediamo se mette a fuoco, questo sempre, un po' di merendine, focaccine che vanno nel freezer. Poi ho preso, la prima volta che lo prendo questo, quindi non ho idea, questa mozzarella fatta la julienne per quando faccio le bruschette, quelle grandi che avete visto prima in stile pizza. Poi sempre un po' di schifezzine, formaggio, salsa barbecue dovrebbe essere questa, pane grattato, carne,
sia di pollo che di tacchino che vanno nel freezer, il burger di salmone, questi qua salatini che sono molto buoni, uova, poi panna, come si chiama? Panna Sprite, questo qui senza lattosio, formaggio a fette, sia questo che, scusate, facciamo così, questo, altre schifezze, pesce, ho preso questo che era in offerta, eccolo qua, e poi il pane per fare il sandwich, poi andiamo avanti di qua, pizzette, delle varie torte, insomma, una e una due, altre schifezze, queste qua, poi la carne ve l'ho fatta vedere, focaccine, i crostini per quando faccio le mie zuppe, tutto quanto, e basta, direi che vi ho fatto vedere tutto, sistemo questa spesa e poi mancano due borse e ci salutiamo. La spesa back to school continua ed è l'ultimo promesso. Popcorn, salsa messicana, salsa tonnata, un po' di patatine, un po' di schifezzine varie. Abbiamo preso il popcorn, le tortillas, questi qua, al formaggio. Poi altre focaccine, queste che a me piacciono molto, queste gallette di riso con yogurt di arancia, merendine, insomma, altre patatine, queste per la mia bambina, pera e mele e banana, della purea di frutta, pan brioche, eccola qua, pancetta per fare la carbonara, anche se non serve la pancetta, so bene, cioccolato, cubetti di prosciutto, altre schifezzine, la, come si chiama questa, non mi viene il nome, comunque questo, scusatemi, la scalogno forse, poi yogurt, bastoncini di pesce, altre patatine, brioche senza zuccheri aggiunti, questi qua per colazione, taralli, questi qua monoporzione che sono ideali da portare in giro, formaggio spalmabile proteico, almeno si spera, taralli, curcuma e zenzero, sono buonissimi questi, e i miei amatissimi biscotti cereali. Bene, super mega spesa, vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso per un ottimo ritorno alla scuola, fatto una mega scorta. Ah no, vi ho fatto vedere, ho preso l'avocado, mi ero dimenticata. E niente, con questa mega spesa back to school, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere qua sotto tramite commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo la prossima volta qui con Casa e Dispensa. Ciao!